nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti. Ecco oggi martedì della quinta settimana di Quaresima, dove ci lasceremo guidare in questa giornata dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 21 al 30. In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire», dicevano allora i giudei. «Vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Le dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è il veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo con il Padre, ma parlo come il Padre mi ha consegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole molti credettero in lui. La domanda che i farisei fanno a Gesù è: tu chi sei? Il Signore dice una parola bellissima che può oggi confortare il nostro cuore. Se con fede ascoltiamo questa parola: io sono. Ossia, io sono con voi. È questo il nome di Dio. Da quando lui consegnò la legge a Mosè, da quando ha istituito Cristo nel mondo, io sono. Ossia, io sono con te, io ti sono a fianco. Che bel nome! La grazia di avere un Dio con noi, cari fratelli, non è scontato. La grazia di avere questo Dio che ci è vicino non è scontato. Grazie a Gesù abbiamo la grazia di dire: il nostro Dio è un Dio che cammina fianco a fianco a noi, è un Dio che ha preso sulle sue spalle i nostri peccati, la nostra fragilità, è un Dio che ci dona la redenzione, la salvezza ogni giorno, ogni momento. Quindi non essere sfiduciati, non aver paura di alzare la tua testa e guardare in cielo e gridare: Abba, Padre. Perché questo Dio che tu chiami di Dio, che tu chiami di Padre, ti sta a fianco, ti ascolta, non è indifferente al tuo dolore. Ecco, quanto è importante capire questo. Gesù nel Vangelo dice che dal momento in cui hanno ascoltato, credettero in lui. Ecco che anche noi possiamo credere in questa parola, che il Signore è con noi, che il Signore ti sta a fianco, è vicino, che il Signore cammina con noi, che il Signore è davanti a noi, meglio dicendo, perché lui ci insegna, no? Lui stesso dice che vuole seguirmi, prenda la sua croce e mi segua. Ossia, dobbiamo essere sempre dietro a Dio per lasciarci guidare da Lui. Cari fratelli, care sorelle, che questa giornata possiamo impegnarci oggi a seguire le orme del Signore fino in fondo, sotto la croce, per diventare sostegno per gli altri, per diventare specialmente grazia, fonte di grazia per tutte le persone che ci sono accanto. Il Signore è con noi, non abbiamo paura. Non abbiate paura di dire: io sono cristiana, il mio Dio vive in me, il mio Dio abita in me, io sono dimora, tempio vivo di Dio. Ecco ciò che sei. Ecco la missione per cui sei nel mondo: testimoniare che tu sei tempio vivo di Dio, che tuo Dio vive e abita in te. Ti
auguro ogni bene, che la grazia del Signore sia la forza per questa giornata. Pace e gioia a tutti.